Like move to the left, move to the right, ah. Now move a little back and do it, say my right. Now bounce for me, bounce for me. Don't give me but bounce for me, bounce. Like I said move to the left, move to the right, ah. Shake a little bit and move it all tight. Now bounce for me, bounce for me. Don't give me but bounce for me, bounce for me. Terza puntata di Bergamo a Canestro, un magazine che cerca un po' di affrontare le problematiche, il momento della palla a spicchi bergamasca, una pallacanestro che purtroppo, soprattutto per quanto riguarda le quattro squadre principali che affrontano i campionati nazionali, vale a dire Remer Treviglio, Bergamo Basket 2014 in A2 maschile, Fassi Grue del Vais Albino in A2 femminile e pallacanestro Alto Sebbino Costa Volpino in Serie B femminile, in queste prime tre giornate ha collezionato un bel filotto di sconfitte. Siamo arrivati purtroppo al bilancio di 0-12 e non è sicuramente un buon viatico per questo avvio di stagione che comunque pensavamo dovesse essere abbastanza difficoltoso. Veniamo subito però ad introdurre i nostri ospiti odierni, che sono Jacopo Borra, centro della Remer Blue Basket 1971 Treviglio, e Paolo Andreini, presidente di Blue Aerobica, socio della Blue Basket, qualcos'altro basta. Può essere sufficiente, va bene. Jacopo, seconda trasferta consecutiva in Sicilia, seconda trasferta negativa, seconda partita in cui partite veramente con il piede sbagliato all'inizio, nel primo quarto, segnate poco, fate un po' fatica, riuscite poi a rimettere un pochino in sesto la partita senza però mai riuscire a invertire il trend negativo. Ti ritrovo in questa descrizione. Sì, mi ritrovo pienamente, partiti scarichi come appunto la prima. E non siamo poi alla fine mai riusciti a rientrare del tutto in partita, ci sono stati due o tre episodi in cui sembrava avessimo riagganciato gli avversari, ma per un motivo o per l'altro ci hanno subito respinti indietro, quindi non c'è mai stata una vera e propria partita combattuta. Possiamo dire che però rispetto alla partita di Trapani qualcosina di meglio si è visto. Sì, qualcosina di meglio si è visto, c'è da dire che noi stiamo lavorando veramente forte, c'è da dire che si vede che non siamo ancora pronti a vincere, ma c'è anche da dire che secondo me l'avversario non era della caratura di quella di Trapani, insomma, quindi ci sono sicuramente i lati positivi, ma c'è sicuramente da capire che dobbiamo tirarci sulle maniche e prendere qualche punto già da subito, perché sennò poi si fa dura. Secondo te anche un problema un po' di amalgama con due stranieri completamente nuovi, tu che sei tornato però eri via da qualche tempo, quindi sai le metodiche, conosci l'ambiente, però obiettivamente il gruppo è completamente diverso da quello che avevi abbandonato. Sì, il gruppo e anche la pallacanestro di Adriano si è evoluta molto in positivo sicuramente. L'amalgama può essere uno dei problemi. Il problema al momento in difesa c'è sicuramente qualche problemino, ma più che altro non riusciamo a fare male nell'altra metà campo, e quindi ci lavoreremo penso molto in settimana, visto che il prossimo impegno è molto difficile e visto che dobbiamo prendere due punti assolutamente. Paolo, tu invece da sopra, come si può dire, da esterno interessato però, perché coinvolto nella gestione societaria, come vedi questo avvio? Era abbastanza preventivabile secondo te? Ma preventivabile non lo so, probabilmente in tutti questi anni siamo stati abituati a una serie di miracoli, per cui quando alla fine non è subito così, sembra strano, ma in realtà è una squadra fatta con giocatori nuovi, tanti giovani, sarebbe stato più normale un inizio così anche gli altri anni probabilmente, e invece è andata sempre bene. È comunque una squadra e uno staff che lavora in modo incessante e alla fine quello che ha sempre fatto grande e forte questa squadra è proprio il fatto che a un certo punto questa mole di lavoro si traduce anche in risultati importanti che vanno oltre magari quella che è la somma delle qualità dei singoli, che arrivano a esprimersi appunto al di sopra delle loro effettive qualità. Credo sia una questione di tempo, credo che sia una questione anche magari di americani un po' più monodimensionali rispetto agli stranieri degli anni passati, forse anche dalla capacità degli allenatori di individuare qual è, diciamo, la migliore
il miglior modo di farli stare in campo e di farli rendere, quindi credo che la conoscenza reciproca sia importante, dopodiché non ho dubbi che questa è una squadra, una società che ha una sua solidità tale che supplirà, diciamo, queste difficoltà iniziali. Ecco, c'è convinzione nel pubblico, negli addetti ai lavori, che alla fine il sistema Treviglio, il modo di lavorare di Treviglio, alla fine, a prescindere da quelli che possono essere i valori del singolo giocatore, della squadra dell'anno, sia un po' però il punto di partenza, la cosa vincente, l'aspetto vincente di questa società. Tu hai avuto esperienze anche fuori, sei d'accordo? Ma ne sono convinto anch'io, ne sono convintissimo. Infatti per ora le preoccupazioni, certo, ci sono perché siamo ultimi, però il giusto, perché le possibilità di crescere sono, secondo me, incredibili, anche perché già solo come singoli stiamo dando meno di quello che potremmo dare, secondo me. E una volta che lavoriamo come stiamo lavorando con questa intensità, con questa appunto, come hai detto te, organizzazione che fa migliorare ogni anno tantissimi giocatori, sicuramente col tempo ci porterà a migliorare molto, e già che adesso ci stiamo esprimendo non al 100% delle nostre caratteristiche, secondo me arriveremo sicuramente al 150, quindi non c'è problema, lavoriamo duro e continuiamo a testa bassa a crederci. Un aspetto però, secondo me, è importante da sottolineare anche però, che sia la società che il pubblico di Treviglio non hanno mai fatto pressione, non fanno mai pressione sulla squadra, a prescindere dai risultati. No, questo è ottimo, soprattutto quando le cose, come in questo momento, non vanno al meglio. Questo è ottimo, aiuta sicuramente i giocatori e lo staff a lavorare serenamente. Sicuramente è una cosa importantissima che a Treviglio, è vero, c'è sempre stata. Jacopo, tu vieni da un infortunio, a che punto sei del recupero? È completato? A che punto, quanto pensi di avere ancora di margini, non di miglioramento nel senso generale, ma nel senso di arrivare alla tua condizione migliore? Allora, io sto crescendo ancora, ho ancora da crescere molto. Non di altezza, Gaspere, no, penso. Di altezza mi sembra che può essere già sufficiente. Può bastare, però anche settimana scorsa ho avuto problemi al ginocchio che non mi hanno permesso di allenarmi quasi mai, a parte sabato mattina. Infatti anche lo scarso impiego di domenica scorsa e lo scarso rendimento di domenica scorsa erano dovuto anche da questo. E questa settimana ho forzato un po' su questo ginocchio, perché comunque il problema alla schiena si porta dietro tante altre piccole problematiche, quindi sono un po' gestito e lavoro ancora un po' a parte, però i miei margini di miglioramento sono appunto enormi, anche sul fatto di giocare, stare in campo, giocare partite di campionato dopo un anno che non le giochi più, aiuta tantissimo, quindi spero che mi vedrete crescere partita dopo partita. Un altro aspetto che ormai è una caratteristica di questa società è l'ampio utilizzo dei giovani. L'anno scorso, solo per una cosa abbastanza strana di utilizzo dei giocatori della Viola, non è arrivato il primo premio per l'utilizzo degli under, ma la Viola a un certo punto era stata costretta ad operare i giocatori, che alcuni se ne erano andati via e avevano dovuto il gioco forza far giocare tanto alcuni ragazzi. Quest'anno investimenti importanti su due giovani sicuramente interessanti come D'Almeida e Palumbo. Un giudizio, quello che volevo chiedere sia a Paolo sia a Jacopo, qual è il giocatore che vi sta più impressionando, tu vedendolo tutti i giorni in allenamento e tu invece nelle occasioni che hai potuto avere a che fare? Ma diciamo che sono due giocatori molto diversi, e quindi diciamo di uno sicuramente impressiona l'atletismo. Se mi permetti, entrambi impressionano per un atletismo notevole. Sì, esatto, diciamo che uno è straripante, Ursulo D'Almeida, e lo gioca anche con la nostra Under 18, anche se non è ancora completamente inserito, ma sicuramente è una presenza trascinante anche per il resto della squadra. Palumbo sicuramente non lo conosciamo da oggi, è un giocatore contro il quale abbiamo fatto anche qualche finale nazionale, ed è in crescita costante, cioè l'impressione ogni anno è che non potesse andare oltre un certo livello, l'anno dopo era ancora più su, per cui è sicuramente stato un investimento importante, ma non sottovaluterei anche la presenza di Nicolas Dessy e di Andrea Mezzanotte, che sono un po' enfant du pays, ma
sui quali invece il lavoro è molto più graduale, ma si tratta di due atleti che sicuramente... Probabilmente fisicamente sono meno pronti, ma sicuramente... Potranno arrivare, però... Nicola Zessi è un giocatore magari un po' meno appariscente, ma in futuro può essere, diciamo, quella un'ala di... con una, mi auguro in futuro un impiego, sicuramente con un'altezza, centimetri di tiro fondamentali e capacità di stare in campo, nata e cresciuta, diciamo, come mezzanotte nel settore giovanile, e tanti altri, mi auguro ce ne saranno nei prossimi anni. È chiaro che è molto difficile introdurre atleti in uscita under 18 direttamente in Serie A, perché a livello fisico, atletico e tecnico, la necessità poi di allenarsi mattina e pomeriggio, quando invece questi ragazzi magari frequentano ancora le superiori, ne limita un po' il lancio, però diciamo che sono ragazzi che verso i 21-22 anni potrebbero trovare la loro collocazione più idonea dopo un paio d'anni di lavoro con tutto il resto della squadra. Quindi la composizione del gruppo giovani della prima squadra della Blue Basket ha degli atleti già pronti, per esempio i due atleti del 97, Cesare e Pecchia, in preparazione e poi in prospettiva, e quindi questo è sicuramente un modo molto intelligente di tenere la squadra sempre rinnovata, ma con delle prospettive molto, molto ben identificate. Jacopo, per quello che vedi tu in allenamento? Io sono d'accordissimo. E c'è da dire che i ragazzi si allenano veramente forte, anche andando a scuola, arrivano comunque subito dopo la scuola, fanno lavoro a parte e poi allenamento di squadra. Quindi l'impegno da parte loro c'è tutto. Ci sono fisici che, come anche il mio, a quell'età lì non sono sviluppati, potrebbero esplodere in un anno, da un anno all'altro, il caso drammatico appunto di Mezzanotte, che ha doti tecniche fantastiche e fisicamente sicuramente si svilupperà da un momento all'altro. Ma lo stesso Ursulo, che è ancora anche in crescita, quindi i ragazzi sono già utili molto in allenamento e in partita, e molto presto, secondo me, appunto, anche un'esplosione di uno di questi ragazzi, anche giovanissimi, potrà aiutarci molto in campionato. Quindi noi crediamo molto in loro, lo staff prima di tutto e noi come compagni, cerchiamo sempre di spronarli a dare il meglio, perché ci torneranno sicuramente molto utili, spero qualcuno già da quest'anno. Ecco, sei tornato indietro un po' alla tua esperienza giovanile. Io mi ricordo i primi passi di averti visto a una finale nazionale con Moncalieri, se non ricordo male. Sì. Giusto, poi eri finito alla Fortitudo. Sì, 70 kg pesavo allora. Sì, lì eri proprio il classico sì. Lungagnone, eri già 2 metri, eri già bello alto, bello grande. Non sicuramente quello che vedete adesso di spalle, perché eri veramente filiforme. Erano una cinquantina di chili fa. Sì. Esatto. Però, diciamo, a maggior ragione è il ragionamento che sui lunghi bisogna fare un discorso più a lungo termine, non si può di scuro pretendere che siano pronti in pochi giorni, in pochi mesi o addirittura in pochi anni. Cioè. Ma sicuramente lo stiamo vedendo con le nostre scelte recenti di reclutamento in Blu Aerobica, con i lunghi, cioè far giocare i lunghi, far montare i lunghi ti fa vincere poco. Bisogna avere un coraggio comunque di fare questa scelta, sapendo che dal punto di vista agonistico fino a un certo punto è sicuramente penalizzante, però poi noi dobbiamo costruire giocatori veri e quindi alla fine è questo che stiamo provando a fare, e credo che sull'annata 2002 si cominciano a vedere i primi risultati. È già un gruppo sicuramente interessante, anche l'abbiamo visto la settimana scorsa, abbiamo mandato in onda la partita contro Sorresina, contro Vanoli. Obiettivamente il gap fisico era a dir poco imbarazzante, però dobbiamo anche tenere conto che se si vogliono produrre giocatori per un certo tipo di categorie non si possono, senza offesa, non si può giocare come si diceva una volta con i 5 terzini. Però purtroppo la Lombardia, con l'altissimo numero di società che fanno reclutamento, che fanno selezione, alla fine è un mondo così, un mondo dove under 14, 15, 16, ma anche 18, la frammentazione dei talenti fisici è talmente differenziata che è difficile trovare squadre che hanno un tasso fisico complessivo elevato. Tanto è vero che noi, per esempio, col gruppo under 16 stiamo più facilmente in campo nell'under 18 piuttosto che nel nostro campionato, dove gli altri giocano con
con gli esterni molto piccoli, pronti, reattivi, potenti, e noi abbiamo esterni di 1,95 m che oggettivamente in questo momento fanno ancora fatica. È chiaro che poi la taglia è quella dei futuri giocatori per i campionati importanti. Oggi oggettivamente è penalizzante, ma non ci preoccupa. Jacopo, chiudiamo questo blocco con uno sguardo alla prossima partita. Arriva Casale Monferrato, 3 vittorie in queste prime 3 giornate, sicuramente un osso duro. Quale può essere la chiave di volta di questa partita? E obiettivamente bisogna sperare di avere ancora in questa settimana una piccola crescita significativa per quanto riguarda, soprattutto credo, l'aspetto offensivo. Secondo me la chiave di volta della partita, perché in settimana sono sicuro lavoreremo al massimo delle nostre possibilità come tutte le settimane, la vera chiave di volta di questa partita è credere che la vinceremo, cioè crederci, non in un momento dire ah cavolo la stiamo vincendo e mollare, credere che la vinceremo, credere che la possiamo vincere, perché manca un po' appunto di cattiveria, di se mi permetti vittoria. Prendere un po' la lezione da Tortona, che alla fine del primo tempo forse pensavate forse di riuscire a vincerla e poi vi siete trovati all'improvviso nella ripresa in grossa difficoltà. Anche, perché noi abbiamo tutte le carte in regola per essere un'ottima squadra, non lo stiamo ancora dimostrando, ma se noi ci mettiamo lì con cattiveria agonistica ce la faremo. Perfetto, andiamo in chiusura quindi della prima parte della nostra trasmissione, congediamo Jacopo che va ad allenarsi e diamo la linea alla regia. Seconda parte della nostra trasmissione, affrontiamo quella che è la seconda, l'altra squadra di A2 della nostra provincia, vale a dire la Bergamo Basket 2014, sconfitta in casa sabato sera al Palanorda da Verona, una partita che è stata affrontata ancora dalla formazione giallo-nera cittadina senza 3 elementi importanti della formazione, ricordiamo mancava Bergsted, il centro danese, mancava Sanna e mancava anche il giovane Bedini. Bergsted, la situazione sembra che stia sicuramente non migliorando, gli ultimi esiti medici parlano di una fascite plantare che potrebbe tenerlo fermo per oltre 45 giorni, la cosa sicuramente dovrà essere affrontata ora dal club cittadino, che deve vedere se prendere un sostituto momentaneo o definitivo del centro danese e se utilizzare o meno il visto ancora rimasto a disposizione. Per quanto riguarda invece Sanna, la questione dovrebbe risolversi entro 2 o 3 settimane con il rientro dopo un problema al dito della mano destra. Che dire della partita contro Verona? Obiettivamente il primo tempo è sembrato abbastanza in controllo per la formazione sgaligera, che ha giocato bene, basata sulla coppia degli americani, sicuramente importante, con quella formata da Grini e Jones. Non si può dire che Bergamo non abbia cercato di tutto e per tutto per cercare di stare in scia, ci ha sempre provato, e sinceramente mi sono sembrate particolarmente positive le prestazioni di Fattori e di Cazzolato, ma anche Bozzetto, obiettivamente, considerando che non era considerato considerato un centro di categoria, obiettivamente ha fatto il suo lavoro dentro l'area, sfruttando quelle che erano un po' la tattica di Verona di continuare a raddoppiare Solano. Solano nel primo tempo ha segnato soltanto 2 punti, si è svegliato un po' nella ripresa, la zona matchup 3-2 ordinata da Ciocca ha dato i suoi frutti, ha sporcato un bel po' di tiri per almeno 5-6 minuti, nel contempo sono arrivate le triple soprattutto di Ferri, che hanno permesso di arrivare sul 71 pari, da quel momento però Verona ha riassettato quello che era la questione del proprio gioco, Jones ha preso in mano le redini del gioco, ha fatto 6 punti di fila, Grini ha fatto altre 2-3 cose importanti ed si è immediatamente riaperta la forbice con il successo finale 90-76. I problemi rimangono comunque, soprattutto per quanto riguarda la conformazione della squadra, manca un centro a questo punto, come Bergsted non l'abbiamo mai visto veramente, tranne che nella prima partita in azione, ma anche nella prima partita aveva subito avuto problemi di falli, Solano è un giocatore che secondo a mio parere deve riprendere un pochino quello che è le misure di questa categoria, viene da un campionato come quello argentino dove era ultimo in classifica e quindi aveva anche una certa libertà ma probabilmente di gioco, non
mi permetto di non considerare quella che è stata l'esperienza cinese, perché è un campionato dove il capocannoniere segna 63 punti a partita e lui ne segna 31, mi sembra sinceramente poco allenabile, poco giudicabile. Vedremo ora le mosse della società cittadina che venerdì sera, ricordiamo che ci sarà l'anticipo il venerdì anche in questa settimana, affronterà un'altra big del campionato come la Pallacanestro Trieste 2004, una delle squadre più complete, più profonde, magari anche meglio allenate, con Dalmasson che sicuramente è una vecchia volpe di questo campionato, quindi un compito particolarmente difficile, non ci sarà sicuramente Sanna, ritengo che viste le visite mediche di questi giorni Bergsted non potrà essere messo in campo a nessun titolo, quindi ancora una partita molto problematica per i cittadini. Nel frattempo torniamo in studio e ci salutiamo l'ingresso di Luca Gamba, come lo definirà adesso. Prima definizione, allenatore scuola basket Treviglio, poi su tutto il resto che ha fatto prima evitiamo, perché sennò la tiriamo troppo lunga, giusto? Comunque giocatori di Serie A, eccetera, eccetera, è inutile che stiamo a... sicuramente uno dei prodotti più importanti della pallacanestro bergamasca, arrivata ad alto livello. Quante stagioni in Serie A, che quelle l'ho perso il conto però. No, beh, in Serie A poche, 5. Beh, comunque già qualcosa, poche 5, vabbè, qualcun altro potrebbe anche accomodare, il 99% degli altri giocatori potrebbe quante anche, bastavano, diciamo pure così. Ritorno invece a quelli che sono i due campionati nazionali, vediamo la Serie B con un pallacanestro Alto Sebino che è andata a perdere a Piacenza, ma sinceramente le note sono ancora una volta positive, con partita per essere travolta dal team piacentino, invece ha tenuto testa per oltre 39 minuti e solo nell'ultimo minuto, quando ormai le forze, il carico di falli e obiettivamente anche la qualità degli avversari si è fatta sentire, i Sebini hanno ceduto. Squadra formazione Sebina che ieri sera invece con nell'Under 20 d'eccellenza ha ceduto 81-65 sul campo della Vis Ferrara. Per quanto riguarda invece la A2 femminile, è terminato finalmente il trittico di ferro che aveva riservato il campionato nelle prime tre giornate alla formazione allenata da Giuliano Stibel. Prima partita in casa con Gea spersa gli ultimi 25 secondi, poi la trasferta a Cremona, quindi la trasferta a Costa Masnaga. Adesso si può dire che è finito il trittico di ferro, si può cominciare il campionato tra virgolette normale, non più con le teste di serie, da parte della formazione albinese, che ha fatto vedere qualcosina di miglioramento, magari non ancora al meglio dell'inserimento della britannica Joseph, però l'importante è anche il recupero di Lussana e Birolini, in modo tale che la Stibiel possa avere a disposizione tutti e quanti gli effettivi per quella che è l'appuntamento di sabato sera al Pala Raffa Martini di Torre Boldone, per quello che è un appuntamento da non fallire da parte delle ragazze albinesi contro Bolzano. Abbiamo detto di questi due campionati, andiamo poi col primo campionato in cui riusciamo ad avere un bilancio positivo e riguarda la C-Gold con l'Evoluto Romano Basket che è andata a vincere sabato, nel tardo pomeriggio di sabato ad Agrate, è andata a rimediare quello che era stato il secondo passo falso casalingo di due giorni prima contro Gardone, è un bilancio di 3-2 che è più che positivo. Adesso arriverà sabato sera una partita proibitiva contro la Juve Cremona, Juve Cremona che tra i vari nomi che ricordiamo presenta elementi di categoria superiore come Cazzaniga, che lo ricordiamo un po' in tutte le squadre della A2 e della B d'eccellenza degli ultimi anni, prodotto se non ricordo male del settore giovanile di Desio, giusto? Ci sarà un'altra vecchia conoscenza della pallacanestro, altre due vecchie conoscenze, perché uno è un ex giocatore di Palondarini che è di Svacchelli, era stato anche compagno penso di squadra di Luca Gamba nelle sue annate a Treviglio, e un altro è Bona invece, che è stato un protagonista due anni fa con la maglia della BB14 e l'anno scorso protagonista con Ozzi Nuovi della cavalcata vincente della formazione allenata da Alessandro Crotti. Abbiamo fatto questo panorama per poi arrivare finalmente a quelle che sono dette a pieno titolo le minors. Andiamo prima di tutto con il derby Blu Aerobica Cavaldalmine, che lo ricordiamo verrà trasmesso domani sera alle ore 21 su Videostar Sport canale 930. Derby, io mi sono permesso di dire, tanta intensità, tanta velocità, parecchia anche confusione.
Ma questa è un po' la caratteristica di queste categorie, dove alla fine c'è un mix giocatori esperti, qualcuno promettente, qualcuno che è al massimo del suo livello, aggrappato con... Però tutto sommato partite vere, partite... Mi permetti? Molto... Bella cornice di pubblico. Sì, partite sane, dove alla fine si vince, si perde, ma non è mai una questione di vita o di morte, quindi bello anche così, tutto sommato. Adesso abbiamo qualche problema di infortuni, però vedremo... Ecco, nel momento più importante della gara, ricordiamo, si è scavigliato Galbiati, ed è stato un po' una svolta dell'incontro. In quel momento Dalmine ha preso quel vantaggio che poi è riuscito a gestire fino al termine. Un Dalmine che sicuramente è una formazione che si è adattata abbastanza alla svelta alla nuova categoria. C'ha le due torri nere, come conosciamo ormai da anni, ormai le chiamiamo nere, ma ormai c'è qualcuno di loro parla anche il dialetto bergamasco, e stiamo parlando dell'inossidabile Amadou Ndiaye e anche di Karim Fall. Dall'altra parte però c'è stato due innesti importanti, tra cui secondo me quello che è stato il miglior giocatore della partita, che è un ex giocatore di Luca Gamba, che è Gabriele Stucchi, che ha fatto vedere di aver assorbito facilmente, di essere già un fattore in questa nuova categoria. Beh sì, Gabri era già da almeno 3 anni che noi sostenevamo che la Serie D, dove ha giocato con noi fino all'anno scorso, gli andasse stretta, e abbiamo spinto per farlo salire. Quest'anno finalmente è arrivata una squadra che l'ha cercato, non ci abbiamo pensato 2 secondi, via, subito, dato. E effettivamente già nelle prime giornate ha fatto vedere che è già la sua categoria. Ecco, nota positiva. Dall'altra parte invece, secondo me, qualche nota positiva è arrivata anche da qualche giovane di Blu Aerobica XXL. Dobbiamo, diciamo che sono rimandati a quando ci sarà un pochino più di... la squadra sarà al completo e un pochino più rodata. Mi sembra che adesso vanno un po' troppo a sprazzi. Sì, sicuramente devono lavorare per giocare insieme, però va bene, cioè, lo spirito di questa squadra è quella di far giocare questi ragazzi e arrivare alla fine con loro, quindi sicuramente lavorano bene e sicuramente ci arriveranno. Altro derby era quello che vedeva di fronte venerdì sera il famoso, famosissimo Basket Bottanuco, che è conosciuto in tutto il mondo grazie alle definizioni che in qualsiasi assise nazionale e internazionale il nostro amico Alberto Mattioli ha sempre citato. Bottanuco ha vinto di misura il derby con una seriana ancora in grosse difficoltà. Nessuno sinceramente si aspettava un avvio così difficile dalla formazione nembrese, che paga a caro prezzo quello che sono stati gli infortuni e le assenze di due giocatori come Matteo Nani e Alessandro Comerio. Per Nani la stagione sembra abbastanza finita, potrà magari rientrare o provare a rientrare proprio per la fine del campionato. Per quanto riguarda invece Comerio, siamo ancora un po' in alto a mano in quella che può essere la definizione di quello che sono i suoi problemi fisici. Per ultimo invece è arrivata la sconfitta dopo due belle vittorie per la Bellini Virtus Gorsle di Massimo Cirelli, un allenatore che magari, mi permetto di dire, non è stato mai troppo valutato dalle nostre parti, ma secondo me bisognerebbe anche dare, a maggior ragione anche per la conoscenza che ha del gioco e dello stare in uno spogliatoio, sicuramente può essere importante a qualsiasi livello. Finora aveva fatto soltanto esperienze da vice allenatore, adesso questa è la prima esperienza vera da allenatore, mi sembra che si stia comportando in maniera positiva. Fatale è stato a 5 secondi dalla fine un canestro in acrobazia di un'altra vecchia conoscenza di queste categorie come Pesenti, che ha permesso al Sarezzo di imporre il primo stop a Gorle che in questa occasione però non ha potuto avere i suoi due nuovi stranieri, vale a dire lo svedese Videl e l'inglese Manifold, alla stessa altezza della settimana precedente, quindi un bilancio abbastanza in chiaroscuro per quanto riguarda questa settimana, per quanto riguarda le formazioni di Serie C maschile, che obiettivamente quest'anno non mi sembra possano puntare a posizioni di avanguardia. Siete d'accordo? Ma Seriana secondo me è costruita bene, ha avuto, come hai detto tu, qualche problema di infortunio, allenatore nuovo, dovrà ricrearsi un po' il gruppo per certi versi, però sulla carta è sicuramente una buona squadra che può lottare fino in fondo. Paolo? Ma io l'ho visti la prima di campionato, non ho perso in modo
anche abbastanza netto, l'impressione è che stiano giocando al 15% delle potenzialità, perché comunque un giocatore come Bruno Silva credo che sia sicuramente un giocatore di almeno due categorie superiori. È chiaro che tutta la squadra deve essere messa in condizione di giocare per sfruttare al massimo tutte queste caratteristiche, quindi la conoscenza limitata probabilmente dell'allenatore in questo momento fa sì che questo non accada ancora. Non credo nemmeno che le due assenze siano così, sì, sono sicuramente importanti, ma il roster comunque della Seriana è sicuramente numeroso e comunque di qualità. Credo sia proprio un problema di convinzione. Seriana è sempre stata una squadra che esprime grande entusiasmo, che esprime grande motivazione. Ecco, forse quello che sta mancando, perlomeno nella partita che ho visto io, è forse un po' di convinzione nel fatto di essere comunque una squadra, una società di tradizione forte di forte agonismo, ecco. Li ho visti un po' adeguarsi, li ho visti un po' subire, cosa che non succedeva in passato in quella palestra. Ecco, ricordiamoci che settimana scorsa è stato inserito un altro ex Lorobica. Lorobica per cui... come Zappa, che ha fatto una buona figura, soprattutto nella ripresa, con 11 punti. Si è dimostrato subito un giocatore che si è saputo inserire e si è saputo ritagliare un suo spazio in questa squadra, che speriamo possa riprendere quello che è un cammino che fino adesso non è purtroppo ancora iniziato. Chiudiamo così questa la seconda parte della nostra trasmissione, diamo la linea alla regia per la pausa. Torniamo in studio, non prima di aver subito corretto quello che è stato mio errore precedente. La partita tra XXL Blu Orobica Bergamo e Craltena Risdalmia di C regionale sarà trasmessa domani sera alle 21 su Video Star Sport, che è canale però 630 e non, come ho detto io precedentemente in modo errato, 930. Andiamo però subito alla Serie D, campionato di pertinenza di Luca Gamba. L'impressione che ci sia una bella differenza di valori tra le squadre di alto livello e quelle di basso livello, e qualcuna delle nostre sinceramente mi sembra obiettivamente che faccia fatica a tenere un po' la categoria. Sì, ci sono alcune squadre buone che si sono rinforzate, che erano buone già l'anno scorso, che sono ulteriormente rinforzate, e altre che probabilmente hanno fatto la squadra per sopravvivere. Si è visto comunque presto, dopo tre giornate, dirlo. Però sembra che ci saranno due campionati ben distinti. La fascia di mezzo sembra abbastanza vuota, diciamo. Limitata, diciamo. Perché vediamo, un Bercurago mi sembra una squadra che con l'arrivo anche di Cesana ha fatto sicuramente, e dei due Mazzieri che da Robagnate sicuramente è una buona squadra. Voi secondo me siete la solita squadra tra virgolette giovane che punta a fare la sorprese. Sondrio però, che è quella dove avete giocato la prima volta, mi sembra una squadra sicuramente di buon livello, con Triulzi, Pencev e compagnia cantante, che è una buona squadra. E poi c'è sempre Torre sulla carta, poteva essere quattro, però ha sicuramente qualche problemino, non solo di gestione, ma anche qualche problema di compatibilità tra giocatori, e quindi questo è quello che si è visto un po' in queste prime giornate. Speriamo non li risolvano. Speriamo che, ricordiamo che venerdì sera c'è il derby a Lagatti, 21:30, quindi Sciapur, scuola basket Treviglio contro Red Cat Devices La Torre. Le altre nostre squadre invece, Berdello mi sembra che dopo l'inizio difficoltoso ha fatto un bel risultato, vincere 93-91 a supplementare contro una di quelle che secondo me tra le squadre più importanti di questo girone come Bercurago è un buonissimo risultato, si porta a due vittorie e una sconfitta, ed è sicuramente positivo. Le altre, l'impressione è che siano un livello sotto, perché San Pellegrino ha perso tanto, manca soprattutto un giocatore base come Fabio Zanchi, e lì dentro sicuramente è una cosa pesante. Anche nell'ultima partita a un certo punto sembrava poter tenere testa, poi si è fatto male Alberto Zanchi, che è un altro un po' dei giocatori cardine, e lì poi c'è stato il tracollo. Brignano è ripescata, prova a giocarsela, ma obiettivamente ha fatto fatica, è rimasta attaccata fino al 48-44.
di un minuto alla fine del terzo quarto e poi è crollata con un parziale di 16-2 nel terzo quarto che non ha lasciato scampo a fronte di un Carnate dove, ricordiamo, allena Giorgio Giorgini e ci sono anche i due figli di Giorgio, Diego e Davide. Davide soprattutto ha fatto una buona partita, se non ricordo male, con 14 o 16 punti. Le altre squadre le abbiamo dette più o meno. Colonio ha cambiato un po' volto, ha perso anche parecchi giocatori, non è riuscito a, come si può dire, a ricalibrarsi dopo l'esperienza dell'anno scorso. Sicuramente ci sono giocatori che pagano la stagione in più, stiamo parlando di Francioni, stiamo parlando soprattutto di Panzera che ha sempre qualche problemino fisico, sta giocando comunque bene. Però obiettivamente senza quelli mi sembrano sicuramente meno profondi degli anni scorsi come numero di giocatori. Sì, beh, una filosofia completamente diversa per Cologno rispetto agli ultimi anni. Vero è che ha De Doville in panchina, ma può avere anche il suo carattere, ma è uno che fa lavorare in un certo modo in palestra, quindi aspettiamo magari un po' anche. Ha bisogno di tempo per lavorare come è abituato a lavorare lui. Abbiamo affrontato, mi sembra, quasi tutti della serie della D, delle nostre squadre, mi sembra che le abbiamo dette tutte e sei. Che dire dei tuoi giovani? Chi è quest'anno che può andare in rampa di lancio? Speriamo tutti, come al solito. No, non fare, fare l'allenatore ecumenico che non... Però se dobbiamo spendere una lira? Quando abbiamo costruito la squadra, costruito tra virgolette perché abbiamo preso quello che c'era, Roby Erba e Cristian Badoni sono i due ragazzi da cui ci aspettiamo un certo tipo d'approccio durante la settimana per poi arrivare alla partita e dar qualcosina in più rispetto all'anno scorso, che già comunque erano cresciuti tanto. Avendo perso Stucchi e Macchi, perso in senso buono perché sono saliti di categoria, adesso avanti altri per cercare di fare qualcosina di buono. E loro due dovrebbero essere quelli che per ora dovrebbero rientrare nel nostro discorso. Poi, come dicevo prima, Paolo, è stata una grandissima sorpresa Davide Invernizzi, che arriva da Blu Robica, come gli dicevo prima, già pronti via, uno che difende. E quindi non c'è bisogno di fa già brillare gli occhi già. In pieno attacco fa canestro, quindi ben venga, quindi basta, sei già a posto. No, però in generale tutti hanno potenzialità. Se devi dare un ruolo di favorita, chi dici, Sondrio o Vercurago? Di Vercurago non l'ho ancora visto, ho parlato con Livio settimana scorsa, Mostosi, che ci ha giocato contro, mi ha detto che sono buoni. Io ho visto Sondrio complice la nostra gita, ma la loro forza mi hanno impressionato parecchio. Poi ripeto, io sulla carta inizio anno veramente mettevo Torre, ma nelle quattro stando largo, perché giocatori di esperienza e forti. Adesso sembra un pochino più in difficoltà. Andiamo invece a fare anche un rapido escurso sugli altri campionati. In Serie B femminile, primo successo del Don Colleone che è andato a vincere al Palaiseo contro l'Ops Abresso, mentre in Serie C femminile il derby è stato dominato dal Casigasa Pare che ha vinto 52-42, se non ricordo male, contro il Visconti Brignano. Andiamo invece in promozione, siamo alla seconda giornata, i due gironi dove sono mischiate, si può dire, le nostre squadre. Stanno procedendo senza grandi scossoni, diciamo che l'unico scossone vero è stato quello del derby tra Cassano e Caravaggio, con il successo di Cassano a spese di quel del Caravaggio che doveva essere, rimane ancora sulla carta, una delle nostre headliner. Dall'altra parte c'è anche un'altra squadra dove ci sono tante vecchie nostre conoscenze come Rivolta, che non è di Bergamo, però è allenata da Simone Segala e nella sua in squadra c'è uno dei, secondo me, dei migliori playmaker delle nostre minor, se me ne viene concesso, come Marco Armani, e in effetti è entrato in campo e si è messo a fare la differenza. Gioca ancora classe 68, se non ricordo male, Carrera. Anche Bencetti. E poi c'è anche Bencetti che però è un 71. Sì. Quindi anche lì un po' tutta la colonia trevigliese che sta sostenendo quella che è una formazione che è chiamata di Cremona, un po' una forzatura, perché ufficialmente è provincia di Cremona, però non si capisce mai se sono bergamaschi, milanesi o cremonesi, oppure di Rivolta e basta, come di solito sento dire ai locali, in particolar modo ad Emiliano Mondonico. Per quanto riguarda invece le altre case, mi dispiace quello che è successo domenica, neanche a farlo, durante il derby di promozione tra
basket al Meconvilla e scuola basket Treviglio, con l'infortunio dei due fratelli Gritti, sia Mattia che Tommaso Gritti si sono infortunati nel giro di pochi minuti, sembrano infortuni seri per entrambi, Mattia dovrebbe essere una qualcosa di simile al menisco, per invece Tommaso che è il più giovane purtroppo dovrebbe esserci in mezzo qualcosa di legamenti, e quindi a loro facciamo gli auguri perché tornino in campo il più alla svelta possibile, che magari gli infortuni siano meno gravi di quelli che sono state le prime diagnosi. Altro direi che non c'è, passiamo a quelle che sono invece le giovanili. Abbiamo già detto del risultato dell'Under 20 d'eccellenza del centro basket Alto Sebino, che ha perso a Ferrara, aveva perso la prima partita con la Reier, vinto la seconda in casa bene con Udine e perso questa volta a Ferrara. Diciamo che non c'è più un reclutamento come quello che era stato negli anni scorsi con i due slavi, soprattutto Lugic e Mitrovic, che facevano un po' la differenza in quel gruppo, però mi sembra che si stiano comportando più che dignitosamente in un girone che è assolutamente proibitivo per quanto riguarda le distanze dei trasferti, in quanto devono andare tra virgolette a Pordenone, Udine, Venezia, Ferrara, insomma non propriamente dei chilometraggi brevi, volendo fare del basso spirito si può dire che fanno più chilometri loro che quelli della Serie B, e che è tutto da dire anche su alcune filosofie, alcune scelte che sono state fatte a livello nazionale per quanto riguarda questo campionato. Under 18, settimana scorsa abbiamo detto punteggio pieno per la Blue Aerobica, che si trova forse meglio a giocare in Under 18 che in Under 16, prime due vittorie con squadre di Brescia, ha vinto in trasferta prima con NBB e poi con la Leonessa, settimana scorsa travolta Soresina, e mentre siamo in onda stanno giocando a Milano contro Armani Jeans, Armani Jeans che ha perso però a sorpresa contro Udesio, e quindi questa partita primo per il vertice può essere importante anche per la fase successiva. Per gli Under 16 invece è arrivato il primo successo, magari non brillantissimo, però ci sta, contro l'Accademia Alto Milanese Legnano. Un po' meno bene, ma qui ci riallacciamo a quello che dicevamo prima, sul guardare un pochino di più sui prospetti e sulla fisicità e un pochino meno sul risultato a breve periodo per quanto riguarda gli Under 15. E anche stesso discorso anche per gli Under 14. Gli Under 14 hanno perso, se non ricordo male, a Varese, mentre gli Under 15 hanno perso con il Pio X Mantova. Qui però entriamo in quello che dicevamo prima, riguardo sulla futuribilità e su quello che è una diversa prospettiva del campionato di giovanile, non più sul risultato a breve termine, ma sulla costruzione di giocatori che possono venire utili anche in categorie, soprattutto siano pronti per le categorie superiori. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo, a livello under 15 e under 14, abbiamo fatto un reclutamento limitato, molto mirato. C'erano 3-4 atleti nella provincia, diciamo forse futuri atleti, diciamo prospetti interessanti dal punto di vista fisico, anche se abbastanza indietro dal punto di vista tecnico. E poi abbiamo in casa un elevato numero di ragazzi che cresceranno, che sicuramente diventeranno atleti importanti, ma che oggi fanno una grandissima fatica. Spesso sono figli di ex giocatori, quindi il DNA sicuramente c'è, ma come dicevo prima, si scontrano in un campionato lombardo dove la precocità atletica è l'elemento dominante del reclutamento di tante società. Questo chiaramente rende molto difficile il nostro percorso, ma non cambia di una virgola quello che è il nostro fine. Sono convinto che a un certo punto la somma dei miglioramenti dei singoli si produrrà anche un risultato di squadra sicuramente decente, ma non è questo sicuramente il problema. Stiamo già monitorando anche tutte le categorie, le annate inferiori. Abbiamo un gruppo 2005 molto molto interessante sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico, e anche già sul 2006 stiamo lavorando per cercare di allenare più presto possibile atleti provenienti da città diverse per uniformare un po' quello che è il livello, perché un'altra delle grandi difficoltà è proprio questa: ci troviamo in palestra atleti che provengono da esperienze completamente diverse, e quindi c'è un grosso lavoro per uniformare le capacità dei singoli, e questo vuol dire spesso anche magari far rallentare qualcuno per permettere ai compagni di recuperare quello che è un po' il gap con cui si presentano. È chiaro che poi una volta fatto questo lavoro si ottengono risultati come sul gruppo 2002, dove
poi si può cominciare a parlare di pallacanestro, di potenziamento fisico e di e avendo in palestra ragazzi che hanno già a 15-16 anni la taglia di giocatori di categorie superiori, di categorie senior. È un lavoro complesso, un lavoro difficile anche da far capire, perché chiaramente il metro di giudizio nelle giovanili lombarde è la vittoria, è il piazzamento in campionato, è il numero di finali nazionali. Ma questo, paradossalmente, noi abbiamo fatto 35 finali nazionali nei primi 12 anni, ne abbiamo fatte solo 4-5 negli anni successivi, ma negli anni successivi sono usciti i giocatori più importanti. E quindi questo è il metodo di giudizio. Se riassumo, una politica un po' meno Olimpia Milano e un po' più Reggiana. Sì, anche se Olimpia Milano, una squadra che conosce anche Luca. Anche se Olimpia Milano, diciamo, negli ultimi anni ha cominciato anch'essa a privilegiare un certo lavoro fisico. La differenza sostanziale tra noi e le altre società è che noi investiamo sul giocatore anche per averne, diciamo, il controllo dal punto di vista del tesseramento e dei parametri futuri. Noi lavoriamo su questi atleti e solo ed esclusivamente se a un certo punto, quando arrivano i 15-16 anni, questi atleti diventano di proprietà della società e quindi in futuro contribuiscono a alimentare con l'incasso dei parametri quello che è il grande dispendio di energie economiche che è necessario oggi per fare attività giovanile. Domanda bruciapelo, perché siamo in chiusura, Luca: qual è la cosa secondo te che dobbiamo migliorare assolutamente come pallacanestro bergamasca? L'aspetto più importante secondo te? Beh, la qualità degli allenatori, parte tutto delle giovanili soprattutto, perché parte tutto da lì. Se hai dei buoni allenatori a livello giovanile, che, come mi permetto di chiamare il riassunto di quello che ha detto Paolo, se hai il coraggio di non guardare il risultato, riesci a tirar fuori i giocatori. Se hai allenatori però che ti lavorano in un certo modo, se guardi sempre quante vittorie hai fatto, quelle cose lì, ottieni qualcosa subito, ma poi a lungo andare. Sono due prospettive completamente differenti. Sì, sì. Tutte e due accettabili, viste, però ognuno però fa. Sono completamente incompatibili e differenti. Siamo in chiusura. Innanzitutto un ringraziamento a Luca Gamba e a Paolo Andreini per essere stati i nostri ospiti. Un ringraziamento maggiore a voi che ci avete seguito alla casa. L'appuntamento a settimana prossima. Mi raccomando, continuate a seguire la pallacanestro bergamasca su tutti i campi, anche e soprattutto, se mi permettete, sulle minors, perché ne vale la pena. Weekend.